Esercizio basato su un esperimento vero. Si ha un reticolo di cui non si conosce il passo né il numero di righe al millimetro. Per calcolarli si fa questo esperimento. Si prende un laser rosso di lunghezza d'onda nota, 633 nanometri, lo si fa passare attraverso il reticolo e si vanno a misurare le posizioni dei massimi laterali. Si forma la prima coppia di massimi laterali a destra e a sinistra rispetto al massimo centrale, alla distanza di 12,2 cm per parte. Si misura anche la distanza tra il reticolo e lo schermo, che è di 15,0 cm. Con questi dati dobbiamo calcolare il passo del reticolo. Le formule sono sempre le stesse tre, e cioè la tangente dell'angolo che si forma alfa 1 e il rapporto tra il cateto opposto x 1 diviso il cateto adiacente d. Poi la differenza di cammino tra i raggi che escono dalle fenditure del reticolo all'inclinazione alfa 1 deve essere una lunghezza d'onda, come si vede qua, delta uguale una lambda, in modo da produrre la prima interferenza costruttiva che a quell'inclinazione ci darà il primo massimo laterale sia a destra che naturalmente a sinistra, perché questo disegno può essere fatto simmetricamente anche dall'altra parte. Poi la terza formula è l'espressione per la differenza di cammino delta ricavata da questo triangolo, quindi è l'ipotenusa d, il passo del reticolo, per il seno dell'angolo opposto, cioè seno di alfa 1. In queste tre formule l'incognita si trova qui, è il passo del reticolo d. La ricaviamo, quindi d uguale 1 lambda diviso seno di alfa 1. Lambda la conosciamo, 0,633 micrometri, dobbiamo ricavare seno di alfa 1. Possiamo calcolare la tangente di alfa 1 con questa formula. X1 12,2 cm, D 15 cm, la tangente di alfa 1 fa questo valore. Con la formula inversa, l'arco tangente di questo valore, troviamo l'angolo alfa 1 39,1 gradi. Quindi seno di 39,1 gradi fa 0,631, che andiamo a sostituire al posto di seno di alfa 1 e troviamo che il passo del reticolo è un micron. Sappiamo già che il reticolo dà di passo un micron a 1000 righe al millimetro, però dopo lo ricaviamo nel caso generale. Vediamo adesso un modo alternativo per ricavare il passo del reticolo. Ripartiamo dalla formula di prima, il passo del reticolo è 1 lambda su seno di alfa 1, ma stavolta seno di alfa 1, invece di ricavarlo dalla tangente di alfa 1, lo ricaviamo come rapporto tra il cateto opposto all'angolo, x1, diviso l'ipotenusa, diviso L. Ecco qua infatti seno di alfa 1 uguale x1 diviso L, e L la ricaviamo col teorema di Pitagora. Infatti L è la radice quadrata di x1 al quadrato, 12,2 cm al quadrato, più 15 cm al quadrato. Questo è il calcolo di L, L è lungo 19,33 cm, quindi x1 su L fa 0,631, il valore che avevamo trovato anche prima per il seno di alfa 1. Andiamo a sostituire al posto di seno di alfa 1 e troviamo ancora un micron. D, il passo del reticolo, è 1,00 micron. Adesso vediamo la relazione generale che lega il passo del reticolo, D, al numero di righe per millimetro. Questo è il reticolo con tutte le fenditure verticali in grandissimo numero. Immaginiamo di prendere un tratto lungo L, potrebbe essere un millimetro, ma anche può essere una lunghezza qualunque, e in questa lunghezza L ci sono n righe. Il rapporto fra il numero di righe e questa lunghezza L, n su L, ci darà le righe al millimetro. Il passo invece, cioè la distanza fra due fenditure vicine, lo troviamo prendendo tutta questa lunghezza e dividendo per il numero delle righe. Quindi il passo è tutta la lunghezza L diviso il numero di righe, e si vede che è quindi l'inverso di n su L. Cioè il passo è il reciproco delle righe al millimetro, come indicato anche da questa formula, che è la formula reciproca di questa. Quindi n su L è 1 su d. Perciò per trovare quante righe ci sono al millimetro basta invertire il passo, che era un micron. Scriviamo un micron come un millesimo di millimetro, 10 alla meno 3 lo portiamo al numeratore e abbiamo quindi le righe al millimetro, 10 alla terza righe al millimetro, cioè 1000 righe al millimetro. Una piccola curiosità: quando comprai il reticolo da 1000 righe al millimetro, il venditore si sbagliò e mi disse che era da 750 righe al millimetro. Poi però, siccome gli esperimenti non tornavano, ho fatto questo esperimento con il laser rosso
per verificare effettivamente che fossero 700 righe al millimetro. E invece, svolgendo questi calcoli, e questi sono i dati sperimentali reali, trovai che erano 1000 righe al millimetro anziché 750. Se fossero state 750 righe al millimetro, i due massimi laterali dovevano risultare in posizioni diverse, non a 12,2 cm di distanza dal centrale, ma a una distanza minore. Infatti, il reticolo di diffrazione più è stretto, quindi ha un piccolo passo, più allarga il pattern. Perciò il reticolo da 1000 righe al millimetro, che ha il passo più stretto, genera dei massimi laterali, dei puntini luminosi più distanziati. Il reticolo invece di passo più largo, da 750 righe al millimetro, avrebbe dovuto generare dei massimi luminosi più vicini. Vediamo precisamente dove avrebbero dovuto presentarsi questa coppia di primi massimi laterali. Riprendiamo il file Excel che abbiamo già usato in un video precedente. Mettiamo tutti i dati sperimentali, quindi la lunghezza d'onda del laser, le 750 righe al millimetro del reticolo più largo, 15 cm la distanza reticolo-schermo e andiamo alla ricerca della prima coppia di massimi. Questi massimi dovrebbero formarsi a 8,1 cm e non 12,2. Quindi, come previsto prima, si dovevano formare a una distanza minore. Questo è logico perché, avendo questo reticolo da 750 righe al millimetro un passo più lungo, sarà più facile creare una differenza di cammino di una lunghezza d'onda, più facile nel senso che sarà necessaria un'inclinazione minore. Un'inclinazione che non è di 39,1 gradi, ma di soli 28,3 gradi.